Vi giuro che io tutti sti bug non li trovo mai, ma perché io non li trovo mai? Ma comunque sia, oggi è uscita la hotfix 1.2.1, ovviamente della patch 1.2 è uscita il 29 marzo. Ovviamente stiamo parlando di Cyberpunk. Bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per build news, guide e ovviamente anche le live. Quando mi capitano, in realtà sto provando a farle, ma non ci sto riuscendo. Ah, che brutta storia, che brutta storia. Comunque, bentornati e ricordatevi di iscrivervi al canale. Ricordatevi, se non lo avete fatto, di farlo perché ovviamente il vostro tasto di iscrizione per me ha un enorme valore, anche se per voi in realtà è tutto gratuito. Continuiamo con la patch 1.2.1 e parliamone un secondino. È una piccola news, ma è molto molto importante. CD Projekt ha iniziato a distribuire e a rilasciare il supporto post lancio ufficiale. La patch 1.2 è arrivata il 29 marzo e ha ospitato, non so neanche come definirlo, ha creato dozzine e dozzine di modifiche. Lo sappiamo tutti, era una patch da 33 giga. Quindi ottimizzazione e correzione di bug su tutte le piattaforme dove Cyberpunk è possibile giocarlo. Ma la patch 1.2 doveva essere, deve essere anzi, solo il primo passo per far sì che Cyberpunk sia di nuovo un gioco alla sua altezza, ma soprattutto deve essere il trampolino di lancio, o dovrebbe essere il trampolino di lancio, per far sì, che CD Projekt lo sistemi e lo aggiorni sempre di più. Secondo la breve descrizione però dell'Hotfix 1.2.1, l'obiettivo dell'aggiornamento in questo caso è duplice. Ricordiamoci che questo è un Hotfix della patch precedente. Innanzitutto mira a migliorare ulteriormente la stabilità di Cyberpunk, correggendo gli errori che potrebbero causare problemi tecnici o interrompere il gioco, in un modo o nell'altro. E in secondo luogo ha lo scopo di risolvere diversi problemi chiave che sono usciti durante e dopo il rilascio della patch 1.2 e che quindi potrebbero andare a inficiare sia sulla storia sia sulle missioni di gameplay secondarie. Come tutti sappiamo, la patch 1.2 ha in realtà stravolto parecchio il gioco, cercando di andare a risolvere parecchi problemi. Alcuni, come abbiamo visto nei miei video, diciamo che sono stati risolti, come per esempio il problema della guida delle auto e delle moto. Altri che sono stati modificati, ma che in realtà non hanno risolto una beata mazza di niente, come lo spawn delle forze di polizia. In questo caso l'Hotfix 1.2 va a risolvere una buona parte dei problemi, per esempio quello per cui il gioco dà al giocatore un compagno per tutta la vita e quindi ci ritroviamo un NPC tra i piedi sempre lo stesso e sempre ovunque in tutta la mappa. In realtà è un bug veramente bizzarro e sinceramente non l'ho visto, ma avrei riso per ore e ore della mia vita. E in realtà va anche a risolvere problemi come per esempio lo spawn. Se si commette il crimine su un tetto, va a togliere lo spawn delle forze di polizia dietro il giocatore, indipendentemente, dal fatto che il tetto sia accessibile o meno. Ovviamente la stragrande maggioranza delle modifiche dell'Hotfix 1.2.1 si concentra sulle missioni e sulla progressione al mondo aperto. Ci sono dozzine di correzioni anche in questo hotfix e speriamo che sinceramente CD Projekt continui così, anche perché dopo i 33 giga della patch 1.2 di 15 giorni fa, anche questa patch comunque ha il suo peso. E di conseguenza si denota quanto CD Projekt tenga ancora a questo progetto e voglia continuare a svilupparlo per poterlo vendere negli anni e per poterlo aggiornare con le DLC in un futuro abbastanza breve. A questa cadenza attuale potrebbe passare del tempo, però, prima che la versione ideale di Cyberpunk, sia in realtà finita. Quindi tutto ciò che possiamo noi fare non è altro che aspettare e sperare che CD Projekt continui in questo supporto nel post-lancio.
Bene, con questa news è tutto. Noi ci rivediamo con il prossimo video e GG a tutti quanti.